Benvenuto o bentornato. Io sono Roberta e questo è il mio canale che racconta della mia vita di donna, moglie e mamma. In particolare, questo è un video dedicato alla sezione maternità. Esattamente come nel precedente video in cui abbiamo iniziato a parlare di tutto quello che occorre inerente alla valigia del travaglio parto. E la volta precedente, e infatti vi rimando a tutti quanti i link che trovate qui sotto nel box delle informazioni, ci eravamo concentrati su quello che è il beauty da portare in ospedale barra clinica inerente ai prodotti dedicati alla mamma. Oggi invece parliamo dei prodotti da beauty o da bagno dedicati ai nostri bambini. E in particolar modo io sono riuscita a mettere tutti quanti i prodotti, quindi per la mia bimba in arrivo, all'interno di questo beauty. Come vedete è molto piccolino e molto compatto. Io ho ricomprato praticamente, però stavolta in versione femminile, lo stesso identico beauty che avevo già acquistato anche per il mio precedente bambino, per la nascita del mio precedente bimbo. In particolar modo questo beauty, di cui cercherò di nascondervi un po' per quanto possibile una parte, ecco perché ve lo mostravo sotto sopra, o meglio sul retro, è un beauty che ha una sezione e una parte frontale dedicata alla tela Ida e quindi da poter ricamare. Infatti io, esattamente come feci anche per l'altro mio bimbo, sono andata a ricamare il nome della bimba ed anche un piccolo disegno. A me piacciono le cose personalizzate, mi piace tanto ricamare e quindi tutto quello che posso a livello di personalizzazione cerco sempre di farlo. In particolar modo questo è il beauty che viaggerà con me all'interno del borsone che porterò in sala travaglio parto. Quindi non è un beauty che io andrò ad inserire invece nella valigia dedicata alla degenza, ma quello di immediata pertinenza e reperibilità riguarda quello che mi può servire subito, non appena, anche correndo, anche scappando, mi recherò in clinica. Quindi, detto ciò, passiamo subito al contenuto del beauty. E memore dell'esperienza precedente e quindi del mio altro parto, sono andata a colpo sicuro su quelli che dovevano essere i prodotti per me indispensabili per la cura della mia bimba. E tengo a specificare che nella clinica dove partorirò io, la modalità è quella del rooming in, quindi il bimbo-bimba sta 24 ore su 24 con la mamma in camera, tranne due volte al giorno, che invece viene portato in nursery al mattino per chiaramente le visite, gli esami, i controlli e quindi con il neonatologo ed il pediatra, e poi invece alla sera per il bagnetto ed il cambio di abitini, in quel caso del pigiamino serale. Tutto quello che io vi mostrerò nel dettaglio chiaramente è riferito sia a quelli che sono stati per me i miei personali indispensabili e comunque i prodotti e i marchi con cui io mi sono trovata direi in modo eccellente e quindi ho voluto ricomprarli e riaffidarmi a determinate case produttrici per anche questa mia seconda gravidanza. Ma dall'altra parte è logico che tutto quello che io vi mostrerò è quello che fa riferimento, a cui fa riferimento anche la lista
in particolar modo della clinica dove io andrò a partorire. Quindi non è detto che tutti noi abbiamo bisogno delle stesse medesime cose, delle stesse medesime esigenze, ma chiaramente andate sempre ad informarvi nella struttura di pertinenza dove si terrà il vostro parto. Ogni ospedale possiede una lista di prodotti utili, consigliati o richiesti, a seconda di quelle che sono appunto le modalità anche di cura del neonato all'interno della struttura e quindi durante i giorni di degenza. Non è detto che infatti tutti richiedano la stessa tipologia di prodotti, perché molti si occupano in modo assolutamente autonomo del bambino e quindi dal bagnetto giornaliero a tutta quanta la parte appunto del beauty, del cambio, eccetera eccetera. Altri ospedali forniscono già invece tantissimi prodotti, altri ancora non ne forniscono nessuno, altri ancora tengono con sé il bimbo nel nido o nella nursery per tutta quanta la notte, piuttosto che per molte più ore durante la degenza, e così via. Quindi chiaramente tutto quello che io adesso vi mostrerò è frutto della mia soggettiva esperienza personale, ma in particolare di quello che è richiesto anche dalla mia struttura. Quindi vendo alle ciance, passiamo a quelli che sono realmente i prodotti che io sto portando con me. Allora, uno tra gli immancabili da portare dietro, se come me appunto avrete il bimbo o bimba in camera con voi per durante l'arco della giornata, indipendentemente dalle volte in cui si recherà in nido nursery, le restanti ore che giustamente trascorrerà il bimbo bimba in camera con la mamma necessitano chiaramente della cura del neonato, che avrà bisogno di essere cambiato, avrà bisogno di essere lavato, avrà bisogno di giustamente essere accudito a 360 gradi. Ovviamente la prima cosa che mi viene in mente è il momento del fatidico cambio pannolino, e quindi ecco che io per l'ennesima volta mi sono affidata assolutamente al marchio Mustela, così come anche vedrete per il resto dei prodotti a seguire. Tengo a sottolineare e specificare che sono tutti prodotti acquistati da me, che non sono stati sponsorizzati in nessun modo dall'azienda, ma che io compro e ricompro sempre, proprio perché mi sono sempre trovata benissimo. Ma seconda cosa, non meno importante, perché adoro assolutamente la profumazione dei prodotti Mustela. Li trovo delicati, li trovo perfetti per l'igiene intima e non solo dei nostri bimbi. Il rapporto qualità-prezzo è assolutamente ottimo e la qualità di appartenenza di questi prodotti è davvero ad una categoria direi medio-alta, senza ombra di dubbio. E in particolar modo io chiaramente ho inserito all'interno del beauty della bimba la crema per il cambio pannolino. Proprio durante i primi giorni infatti è importantissimo, visto e considerato che ci sarà anche la produzione delle prime feci del bimbo, il cosiddetto meconio, andare ad idratare e proteggere bene la zona del culetto. Perché questo? Perché comunque le prime feci che il bambino butterà fuori, anzi le prime 2/3, sono di una consistenza molto particolare, sono simili diciamo al petrolio, sono molto collose, perché chiaramente oltre a contenere, se allatterete il vostro bimbo al seno per esempio, la sua prima poppata e quindi il colostro che prenderà inizialmente, butterà via anche tutti quelli che sono gli scarti e i residui ingurgitati all'interno del pancione della mamma, e quindi muchi, sostanze varie, eccetera eccetera. Ecco perché è importante sin da subito, nell'eventualità, andare a creare un'azione lenitiva e preventiva, perché questa non è una crema curativa, ma sicuramente ad azione preventiva per il culetto dei nostri bimbi, proprio
proprio per andare a proteggere da eventuali rossori e irritazioni il momento, le parti intime, ecco, dei nostri bimbi. Quindi questa direi indispensabile, questa o qualsiasi altra voi preferiate. Chiaramente, rimanendo in tema cambio dei nostri bimbi, io porterò con me per esempio anche i pannolini. Perché comunque la struttura dove partorirò io non fornisce i pannolini, ma dobbiamo essere noi in modo autonomo e indipendente a portarceli dietro. Nella borsa, diciamo, di immediata pertinenza che porterò via con me, io sono andata ad inserire soltanto 3 pannolini, mentre tutti gli altri, circa un 15-18 pannolini, li ho inseriti nel mio borsone invece inerente alla degenza dei giorni successivi in ospedale. 3 pannolini per iniziare sono più che sufficienti, diciamo, proprio per affrontare l'emergenza immediata. I pannolini che io utilizzerò inizialmente sono i Pampers Progressi. E sono anche quelli fortemente consigliati dalla struttura dove partorirò io, perché è stato dimostrato che siano quelli che hanno una maggiore tollerabilità a livello di allergie e quant'altro per la pelle del neonato. Io non ho acquistato in particolare i classici Pampers Progressi che troviamo in Italia, quindi nelle nostre sanitarie, nei vari prenatal, bimbo store, eccetera eccetera, ma ho fatto il mio acquisto e la mia scorta iniziale di pannolini invece su Amazon, prendendo sempre il marchio appunto Pampers, ma con la distribuzione per il mercato tedesco. Perché? Perché si risparmia tantissimo. I prezzi infatti sono molto diversi a seconda dei vari stati, e quindi anziché chiamarsi Progressi si chiamano Newborn o insomma con qualche altra etichetta. Chiaramente vi lascio tutti quanti i riferimenti giù nel box informazioni, ma considerate che praticamente io sono andata a comprare un paccone di 96 pannolini, contenente 96 pannolini, ad un prezzo davvero irrisorio, che se avessi dovuto comprarli appunto qui in sanitaria avrei speso il triplo se non il quadruplo. Quindi giusto per affrontare la prima decina di giorni poi tra ospedale e casa, direi che è stata insomma un'ottima cosa per appunto venire a quello che è il rapporto qualità-prezzo. Sempre ovviamente riferito al cambio pannolino, porterò con me anche un bel paccone di salviette, anche queste sempre del marchio Mustela, proprio perché comunque gradisco che la profumazione sia la stessa di tutti quanti i vari prodotti che vado ad utilizzare sulla bimba. Comodissime le salviette Mustela, non fosse altro che per la loro apertura rigida, dove quando tirate fuori una salvietta non ne vengono fuori 45, ma ne viene davvero soltanto fuori una. E chiaramente parliamo di prodotti testati e tra l'altro con davvero una attenzione verso il neonato non indifferente, tant'è vero che il 97% dei prodotti, delle sostanze contenute all'interno dei prodotti di Mustela sono a base di ingredienti assolutamente organici. Il che significa che, ripeto, secondo me, io non sono una fanatica del bio, è un ottimo assolutamente compromesso per quello che riguarda chiaramente l'igiene e l'attenzione e la cura che abbiamo nei confronti dei nostri bimbi, soprattutto all'inizio, che hanno davvero una delicatezza di epidermide
altissima e quindi non vorrei mai che si assoggettasse in qualche maniera ad eventuali irritazioni, problematiche, eccetera. Quindi stiamo sempre molto attenti anche a quello che andiamo ad acquistare, ai prodotti che decidiamo di utilizzare sui nostri bimbi. Porterò un pacchetto di salviette come emergenza, ma vi ricordo che non c'è metodo migliore per la pulizia in generale dei bambini di utilizzare banalissima acqua e sapone, chiaramente sempre dedicato alla pelle dei nostri bimbi. Quindi parliamo di situazioni di emergenza, parliamo di togliere eventualmente il grosso. O appunto se impossibilitati chiaramente a poter lavare in quel frangente il nostro bimbo. Per quanto riguarda invece i prodotti inerenti sempre appunto al bagnetto e quindi dover fare, dice, è vero che la bimba avrà fatto il bagnetto in nursery almeno una volta al giorno. Però dall'altra parte, se tutte quante le restanti ore sarà in camera con me, mattina, giorno e notte, e ovviamente per forza di cose può capitare l'incidente, può capitare la pipì che fuoriesca dal pannolino, può capitare insomma di dover comunque rilavare e cambiare sicuramente con grande frequenza la bambina. Quindi esattamente come feci per il mio bimbo, sono andata ad acquistare sempre del marchio Mustela un kit fatto da una sezione di prodotti, i classici, in questo caso questo è il gel bagno doccia e capelli, in versione mini size, quindi ho acquistato quello che è solitamente è un kit da viaggio. Il kit da viaggio conteneva appunto all'interno, a parte che il gel corpo e capelli, quindi per il bagnetto, anche la versione sempre in mini size della crema idratante corpo, sempre appunto per i neonatini. Due prodotti, una combinazione di due prodotti eccellente. All'interno c'era anche un terzo prodotto che però io non sto portando dietro con me, perché era una mini size anche di una cremina viso sempre della Mustela con anche fattore protettivo dai raggi UV. Io rifarei questa scelta onestamente milioni di volte, di acquistare appunto il formato kit da viaggio, non fosse altro per avere poi successivamente anche appunto i due mini flaconcini dove poter travasare il prodotto di pertinenza uguale e mettergli dentro anche la borsa da fasciatoio che poi chiaramente ci porteremo dietro in giro per le nostre uscite. Quindi trovo che sia perfetta chiaramente per andare ad affrontare i 3-5 giorni di ricovero quando appunto dobbiamo partorire, ma anche successivamente è perfetta poi per essere contenuta sempre appunto all'interno del nostro piccolo beauty case per la cura dei nostri bimbi. All'interno del mio beauty sono andata ad inserire anche tre prodotti inerenti alla bellezza, per così dire, all'estetica della bimba. Io ho riscelto il marchio Nuvita, con cui mi ero trovata benissimo anche per il mio bimbo, e ho scelto questo fantastico color Tiffany verde acqua per il pettinino, per la spazzolina. Mi raccomando, fate attenzione quando andate ad acquistare queste spazzole per neonati che abbiano chiaramente le setole super 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 morbide e quindi davvero perfette per la cute di un neonato, e ovviamente anche la mini forbicina con anche il suo
tappetto che protegge. Ecco, vediamo se riesco a metterle a fuoco. Quando andate a scegliere ad acquistare le forbici per neonati, anche se all'inizio, proprio i primissimi giorni, non andrebbero in teoria tagliate le unghiette, proprio perché comunque sono di una consistenza, sembrano quasi delle pellicine più che delle unghie, perché sono ancora abbastanza morbide, quindi in realtà sarebbe ancora più adatta la limetta nell'eventualità, però spesso capita che davvero finiscono per graffiarsi tantissimo, soprattutto in viso, e ad avere sempre un po' le manine in giro, e quindi magari dare qualche ritocchino male non fa. Ripeto, andate a scegliere comunque sempre delle forbici adatte e adeguate per neonati, e quindi che abbiano assolutamente la punta arrotondata, e quindi che possiate voi nel tagliare le unghiette non far male ai vostri bimbi, ma appunto anche qui scegliete i set, kit o altro che preferite, e dei colori che più vi aggradano. Inoltre porterò anche oltre la crema idratante, il talco non talco, che sarebbe una crema idratante sotto forma di talco liquido, ad azione anche anti zanzara, del marchio Fiocchi di Riso. Ora non so se riesce a metterlo a fuoco, ma penso proprio di sì. Ho acquistato una bella scorta sin da ora, nascendo la mia bimba in primavera. Non mi metto a fuoco, ok. Nascendo la mia bimba a primavera, ho acquistato sin da adesso una bella scorta di talco non talco, proprio perché poi va sempre assolutamente esaurito nei periodi clou in cui davvero svolge questa fantastica azione repellente contro le zanzare e i vari insettini in genere. Quindi assolutamente straconsigliato. Qualora non dovessi andare ad utilizzare quindi la crema idratante della mustela o del banalissimo olio di mandorle, che porterò inizialmente appunto anche per me e per le mie esigenze, posso andare tranquillamente a sopperire con il talco non talco. Quindi insomma, questa è la scelta che ho fatto. Sempre del marchio Fiocchi di Riso, vediamo se lo mette a fuoco anche questo. Ho acquistato e sto portando con me anche questa meravigliosa e deliziosa colonia. Fantastica, cioè, che dire, sa proprio di bimbo, di neonato, di borotalco, è veramente pazzesca, mi piace tantissimo. Onestamente non l'avevo mai precedentemente utilizzata ed acquistata per il mio bambino, ma quando sono andata a fare la scelta delle colonia da portarmi dietro, cioè, non ho avuto dubbi annusando questa che doveva essere lei. Ne ho cambiate tante per il mio bimbo, da Chicco a Musti di Mustela, alla Lirage, insomma, davvero tra quelle che abbiamo ricevuto e quelle che avevo acquistato io, ne abbiamo cambiate e provate tante di acque profumate, e stavolta insomma ho voluto cambiare e mi sono affidata a questo marchio che conosco bene, appunto tramite il talco non talco, proprio per avere una profumazione assolutamente diversa. Poi porterò anche con me giusto qualche fialettina di soluzione fisiologica in monodose. Io come sempre mi affido per le monodose a queste qui di Flui Respira, perché trovo che siano davvero ottime come pack, sempre appunto per un discorso di rapporto qualità-prezzo, quantità anzi in questo caso prezzo, a differenza delle varie Libenar,
bar, questo, quell'altro, eccetera. Questo è davvero un formato gigante, credo che all'interno ci siano 40 o 50 fialettine, quindi perfette per essere portate dietro nei nostri beauty da viaggio o da fasciatoio. E la cosa che mi piace sempre tantissimo è che all'interno c'è sempre, sempre, sempre il beccuccio proteggi nasino in silicone, sterilizzabile, lavabile, che si applica praticamente una volta aperta la fialettina all'interno del beccuccio, e quindi non rischiamo di far male ai nostri bimbi, soprattutto se siamo magari inesperte e alle prime armi. Perché sto portando la soluzione fisiologica? La porto perché, indipendentemente, ripeto, da quella che la cura della bimba che verrà fatta all'interno della nursery, in ogni caso averla dietro sempre male non fa, perché può servire oltre che per la pulizia chiaramente del nasino, anche magari per il cosiddetto occhietto raffreddato con cui nascono i bimbi, o eventualmente per disinfettare o pulire in modo sterile qualcosa, qualche parte del corpo, quindi della bimba. Quindi comunque io preferisco averla sempre dietro, stesso motivo per cui sto portando una sacchettina che fa parte, insomma, in questa fantasia meravigliosa provenzale con fiorellini celesti e rosa. Fa parte di un kit che ho acquistato quando ho fatto personalizzare anche altro genere di oggetti per la mia bimba, come dei piccoli asciugamani, eccetera eccetera. Quindi ho scelto anche lì sempre di utilizzare la stessa medesima fantasia, e li ho acquistata sul sito di spagnolo di Tutte Te, dove insomma potete andare anche a personalizzare anche della micro oggettistica, per così dire, per i vostri bimbi. Non le tiro fuori, ma all'interno sono andata a riporre, appunto, di questa sacchetta delle garzine sterili, di queste qui, appunto, monouso. Queste servono tantissimo per la medicazione del cordone ombelicale, che magari durante anche un cambio pannolino può andarsi a bagnare, e quindi magari può infettare la zona e così via. Possono servire inizialmente anche per la pulizia del visino tanto delicato dei nostri bimbi, quindi sicuramente la garzina sterile è una cosa che non deve mai mancare, né in casa, né in borsa, né nel beauty. Insomma, comprate super mega pacconi in farmacia, tanto costano davvero pochissimo, troverete dei mega pack da 100, 150, 200, 500 garzine sterili a qualcosa come 2 euro, 3 euro, cioè insomma veramente, proprio perché comunque se ne fa davvero tantissimo largo uso. Per lo stesso motivo, ma che non entra all'interno del beauty, ma che terrò in una sezione a parte, porterò ovviamente con me anche i famosi quadrotti di cotone. Io non compro mai quelli solitamente proposti dal marketing, dal business riferito ai neonati, ma compro banalmente da Lidl quelli della Sien, formato super grande, quindi i classici dischetti struccanti che utilizziamo anche per noi vanno assolutamente bene anche per le esigenze dei nostri neonati. Quindi qualora volessimo bagnare il cotone idrofilo e pulire il visino del bimbo, andare a tamponare le parti intime dei nostri bimbi, quindi andiamo ad immergere in acqua tiepida il dischetto, andiamo a togliere, quindi un po' simile alla funzione salvietta, andiamo a togliere il grosso per esempio di pipì e di popò, senza magari andare a mettere ed esporre i bimbi direttamente sotto il getto dell'acqua, soprattutto se all'inizio, appunto, con la medicazione del cordone non possiamo andare a fare chissà quale bagnetto, ma chiaramente lavare un po' così a pezzi il bimbo. E quindi io vado a risparmiare tantissimo acquistando questi qui, appunto, del marchio Sien, e con la bellezza di 70-60 centesimi, quando sono anche in offerta in promozione, ho 70 dischetti che, diversamente di altri marchi ben più blasonati, andremmo a pagare davvero tantissimo.
andremo a pagare 4, 5, 6 volte di più, ma siccome la funzione è la stessa, la medesima, e non sono diverse dai mega maxi appunto dischettoni struccanti, visto e considerato che se ne fa larghissimo uso, perché andare a spendere molto 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 di più ed andare ad incrementare quello che è un business legato semplicemente al marketing della prima infanzia. E informatevi anche se nella struttura dove andrete a partorire dovete essere voi a portare il kit per il cordone ombelicale, la medicazione o meglio del cordone ombelicale. Io onestamente non ricordo se mi era stato fornito da loro o se l'avevo acquistato io a parte. In ogni caso può essere utile anche per quando torniamo in casa, e quindi non soltanto nel periodo di degenza ma anche successivamente. Io ho acquistato questo qui della Chicco da Prenatal, e all'interno non contiene altro che appunto una bella bustona praticamente di garzine sterili. Io da quello che mi hanno sempre consigliato non vanno messi prodotti che agevano la cicatrizzazione eccetera eccetera, semplicemente non bisogna far andare chiaramente l'acqua nella parte del cordone ombelicale, ma si avvolge, mi insegnarono come si avvolgeva intorno banalmente appunto la garzina sterile, e poi sopra ci sono insomma una serie all'interno qui di bustine contenenti lo stesso tipologia di prodotto. Non c'è altro che appunto la fascetta elastica che si mette ad ulteriore protezione dell'addome praticamente dei nostri bimbi, proprio a protezione quindi della garzina e in generale della zona che deve assolutamente cicatrizzarsi. Quindi io comunque lo sto portando con me, adesso insomma andrò a togliere perlomeno questi singoli, prodotti dallo scatolo, dalla confezione, e andrò a riporli all'interno del beauty. Questo insomma l'ho acquistato davvero come ultimo prodotto, proprio perché mi venne il dubbio che non ricordavo se fosse richiesto o meno, ma insomma dico in ogni caso a prescindere lo porterò con me. Anche se non lo utilizzerò, in ogni caso mi servirà dopo, una volta tornati a casa, e quindi adesso insomma lo tirerò fuori dallo scatolo e andrò ad inserirlo all'interno del beauty della mia bimba. Inoltre porterò con me, sempre che non vanno all'interno del beauty ma che andrò a mettere in una tasca a parte, due traverse igieniche di quelle usa e getta. Allora, in realtà queste hanno un doppio uso, doppia funzione, perché potrebbero servire per la mamma, però solitamente per la mamma le fornisce la clinica ospedale che sia, e quindi sono sempre messe al di sopra praticamente del lenzuolo sul letto. Queste addirittura io ricordo che me le mettevano anche durante l'esecuzione dei tracciati, proprio perché comunque se c'è per esempio una rottura delle acque è logico che insomma si va a tutelare, oltre che la mamma insomma possiede già ovviamente il pannolone o gli assorbentoni, vanno comunque a proteggere a prescindere la superficie del letto. Queste qui invece sono comunque anche utilissime ovviamente per i nostri bimbi, perché hanno la parte esterna in cerata idrorepellente e invece la parte interna, come vedete, del tappetino igienico è invece in tipo simil bambagia o comunque in tessuto assorbente, il che significa che queste qui potrebbero essere per esempio molto utili da mettere all'interno del nostro fasciatoio, per esempio se ne abbiamo uno carino, fasciatoio portatile, di quelli richiudibili in stoffa come nel mio caso, anziché magari andare a riporre una mussola o un asciugamano eccetera, oppure se abbiamo l'esigenza di cambiare i nostri bimbi
sopra il letto della degenza, della nostra degenza ospedaliera. A me onestamente, insomma, non piace andare a mettere il neonato direttamente sul letto, comunque dove alla fine vado a dormire io, o comunque posso averlo sporcato, eccetera eccetera. Quindi comunque, anche per far da ulteriore barriera, trovo che siano perfette. E nulla, finisce qui la sezione beauty case della bimba in questo caso. Mi raccomando, fatemi sapere come sempre se questo video può esservi stato utile. Voi invece cosa porterete o cosa vi hanno richiesto, e come sempre, insomma, vi invito a guardare un po' tutta questa sezione dedicata alla valigia per il parto e post parto. Io vi mando un grande bacio e alla prossima, ciao!